Ciao ragazzi, saluto tutti quanti i nostri followers. Siamo qui un altro video e sembra che i metal detector più potenti al mondo mi capitano tutti a me. Cosa abbiamo sotto nel banco di prova? Abbiamo un metal detector che inventò il sottoscritto nel 2012 e adesso lo vediamo e facciamo subito le prove e i test. Eccolo qua. Guardate che spettacolo, il metal detector Desert Gold 3, l'ultima versione, bobina da 13 pollici e guardiamo anche com'è tarato. Accensione, lo accendiamo, vedete al massimo è disturbato. Io l'ho messo a un valore un pelino più alto della 8. Naturalmente se siete in un posto più tranquillo, meno disturbato, potete anche aumentare ed è ancora più potente delle prove che faremo adesso. Bilanciamento del terreno e soglia suono, quella si usa solo in all metal, non la usiamo. Selettore height, potenza massima è su height, tono 2, frequenza 2. Bilanciamento del terreno automatico, già automaticamente bilanciato, indiscriminazione, così non sente gli oggetti, piccoli di ferro, stagnoline, eccetera, e manopolina su monete, così prende dalle monete in su oggettini di forma arrotondata e lascia indietro, diciamo, le schegge, le piccole stagnole. Ora guardiamo la potenza di rilevazione del metal detector più potente al mondo. Questo è un 14 kHz. Vi ricordate che feci anche il video del Relic Striker che è un 4,8 kHz e vedete che questo 14 kHz è una frequenza più stabile rispetto al Relic Striker e si può anche dare su più sensibilità. Ed essendo una frequenza più alta è anche più sensibile agli oggetti piccolini. Allora, adesso facciamo la prova. Sentite che non trilla a vuoto. Qui è montata la bobina da 13 pollici, che la consiglio per tutti i terreni, magari dove siete già passati con vari tipi di metal detector, emo moderni, emo antichi, e volete trovare ancora di più nei posti già passati, io vi consiglio di provare questo Desert Gold. In tanti lo conoscete già, ci sono tanti video anche in profondità dal vero su YouTube, li guardate, profondità di rilevamenti di monete 40-45 cm sottoterra, ci sono video comparativi che hanno fatto all'estero con altri metal detector, ci date un'occhiata, io vi faccio il video qui in aria perché l'aria è uguale per tutti. Non mi metto a fare dei video nel terreno perché possono dare un esame sbagliato dell'apparecchio, perché se faccio un video in un terreno buono, esempio sento una moneta 40 cm e lo comprate tutti e tutti contenti, poi voi andate in un terreno messo male, super mineralizzato, super conduttivo, compatto e annegato nell'acqua, la stessa moneta la sente a 20 cm e dopo dicono quello là fa il furbo. Oppure se io faccio le prove proprio in questo terreno qui, che magari sente la moneta a 20 cm, dove magari altri metal detector fanno fatica a sentirla a 10, vedete il video da 20 cm, quello è apparecchio, tira poco, non lo prendo. Allora io faccio i video in aria, che l'aria è uguale per tutti, e questa misura è ripetibile da tutti quanti, e vedete l'apparecchio com'è dal vero. Moneta da 1 euro. Velocissimo, ragazzi, qui sono a 54, stricchiola già, 52 centimetri la moneta da 1 euro, guardiamo la moneta da 2 euro, non suona. 58, 55 centimetri, la moneta da 2 euro. Ora guardiamo questo bellino anellino d'oro,
piccolino, piccolino, eh. Questo anellino d'oro piccolino che è superconduttore, signori, cercatori e cercatrici, questo anellino d'oro, guardate bene, è qui l'anellino d'oro, eh. Questo piccolissimo anellino d'oro lo segna a 46 centimetri, 46 centimetri. Ora guardiamo il centesimino. Vedete? Ho regolato la discriminazione a cavallo di coin e questo centesimino, che è di zama ma è di ricoperto di rame, lo sente. Lo sente e lo rileva addirittura a 37 centimetri, ma se io lo metto di taglio, vedete che lo discrimina già. Se abbassiamo la discriminazione, dopo lo sente anche questo. E abbiamo detto che questo centesimino lo sente a 36 centimetri. Qui c'è la batteria, vedete, più grande, ricoperta di lamierino, viene discriminata alla perfezione. Naturalmente, se abbasso la discriminazione, viene rilevata anche questa. Qui c'è un altro bel anellino sottile d'argento. E lo sente a 50 centimetri. Ora guardiamo la monetina da 50 centesimi. Sono 60, la scricchiola a 54, per sentire discretamente bene a 50 centimetri. Vi ricordate il pentolino di peltro? Lo rileva a 74 centimetri. E ora facciamo una prova super. Guardate tutte le rilevazioni, questo metal detector, da mia opinione anche questo è il più potente al mondo, frequenza 14 kHz, ancora più sensibile del Rayleigh Striker, che è un 4.8, magari il 4.8 sottoterra è più potente perché ha la frequenza più bassa, ma come sensibilità agli oggetti più piccoli, a parer mio questo è un po' migliore, che ha la frequenza 14 kHz. E ora guardiamo questa prova con un elmetto, un elmetto tedesco, là c'è la bobina, qui c'è l'elmetto, vedete, lì c'è il 90, lì c'è il 90, arrivi fino al 90, 100, è un 140, un altro 40 centimetri, quasi un metro e mezzo. Quasi, qua, là c'è la bobina, lì c'è il 90, qui c'è l'elmetto, mi fermo. A quasi un metro e mezzo rileva questo elmetto. Questo metal detector è una bestiaccia, è una bestiolina che dà un'ennesima potenza alla vostra ricerca. Se volete trovare di più, provate questo metal detector. Poco ci manca che trovate tanti altri oggetti nei posti che siete già passati. Avete visto che è sensibilissimo agli oggettini piccolini? Vedete? C'è l'anellini, l'anellino piccolino d'oro 46 cm, le monete, come potentissimo anche agli oggetti grandi, tipo questo elmetto tedesco, che lo sento quasi un metro e mezzo, guarda anche di traverso. Lì c'è la bobina, io sono qua di traverso, siamo un metro e due abbondante. Questo metal detector è eccezionale, il metal detector più potente al mondo a 14 kHz. Contattatemi, Stefanone,
Sito metaldetector24.com, lo trovate nel sito metaldetector24.com, e se vedete questo video, solo per oggi, se vedete questo video, solo per oggi, guarda che sole che c'è. C'è un sole bellissimo che spacca le pietre. Ho già portato via due cariolate piene di calcinaccio. Sole che spacca le pietre. Solo per oggi, questo metal detector qui, 500 euro. 1, 2, 3, 4, 500 euro. Solo per oggi, il metal detector più potente al mondo. Fate un affarone con Stefanone, chiamatemi subito, correte al telefono piano. Ci sono le linee intasate, fate il numero piano, ting 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 tong ting, fate il numero piano che si intasano le linee, tutti quanti là a fare i numeri, a chiamarmi, non c'è fretta, che non li finisco, ce n'è per tutti. Mi chiamate oppure mi mandate un'email, anche dal sito nuovo metaldetector24.com, Metal Detector Desert Gold, solo per oggi, 500 euro, fai un affarone con Stefanone, ottima assistenza diretta, Desert Gold Italia. Lo inventai io nel 2012 e dopo 10-11 anni è ancora il metal detector più potente al mondo. Ciao!